ma per te, o organo di Santa Maria, il 700 fu un secolo drammatico, quasi come un castigo di Dio, ma tu avevi ceduto alle lusinghe del decorativismo barocco e poi avresti fatto altrettanto con gli illuministi, quelli che trasformavano le chiese in magazzini e, orrore, in sale da ballo. Anno Domini 1701. Nel luglio dell'anno scorso, mentre tutta la città di Trento ed ogni cittadino stava se ne immerso nel sonno, cioè di notte, un fulmine trilobato, e ripeto trilobato, precipitando dalle nubi con terribile, terrificante fragore, penetrò nel tempio ancor memorando di Santa Maria Maggiore, nel quale furono dettati gli articoli di nostra fede dal Sacrosanto Concilio Ecumenico. La chiesa fu sconquassata, la torre dall'urto violento stroncata, il tetto abbastanza malconcio, quella moneda vero memoranda per il suo organo e prodigio dell'arte rimase così rovinata da farci ritenere d'essere imminente la totale disfatta della Chiesa. Alla notizia del disastro fummo colpiti da profondo cordoglio e soprattutto ci angustiava non sapere da quale parte farci per rimettere in vita quell'organo che domandava arte e perizia da par suo, ignorando altresì a chi affidare la nobile impresa, vera palestra di valore. Così il decano di Santa Maria Maggiore descriveva l'evento drammatico del primo fulmine caduto su questa tua casa. E fu il primo, appunto, perché altri ve ne furono. Tu in verità non subisti gravissimi danni in quella occasione e venisti riparato probabilmente da quel Giuseppe Bonati, organaro di Desenzano, che lavorava in quel primo 700 qui in Trentino. Ma non passarono 30 anni che altri tuoni e saette ti beccasti. Addio, 7 agosto 1770. La mattina di martedì passato insorse qui un guagliardo temporale con tuoni e fulmini, uno dei quali percosse il campanile della chiesa parrocchiale di Santa Maria e, serpeggiando intorno, oltre ad aver rovesciata una gran parte delle tegole del coperto, vi lasciò, sia al di dentro che al di fuori, qualche lieve vestigia di guasto. Anche questa volta, in realtà, te la cavasti solo con qualche ammaccatura. E col passare degli anni, le frequenti cadute dei fulmini avevano reso il tetto della tua casa poco solido, tant'è che il 2 luglio 1808
quel tetto ti crollò in testa. Fu allora lo stesso vescovo a sollecitare i parroci perché organizzassero una questua per il tuo restauro. Anno Domini 1811, AD 15 giugno. L'organo della parrocchiale di Santa Maria Maggiore, già prima bisognoso di restauro, soffrì un danno gravissimo dalla caduta del volto di quella chiesa e una quantità di polvere calcinosa insinuatasi nelle canne ne otturrò molte e tutte le sponse al pericolo di divenire ben presto corrose nella loro imboccatura e riuscire di conseguenza inservibili. Riparo di un male sì grande che non ammette dimora, ho approvato che venga sollecitamente chiamato il celebre professore signor Girolamo Zavarise. Sicuro che la pietà e l'onore di patria di questi abitanti somministreranno ben volentieri a sollievo di questa povera chiesa i mezzi necessari per conservare un'opera che è sempre stata l'ornamento di questa città e l'ammirazione dei foresti. E forestieri molto speciali erano stati per esempio il 9 e 10 dicembre 1771 Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart, in occasione del secondo viaggio in Italia, ospiti del conte Pio Fedele Wolkenstein nel suo bel palazzo di via Marchetti. Ma sarà vero? Sarà proprio vero? Da una lettera di Leopold Mozart. Domanda al tuo ospite chi è il Kapellmeister o il responsabile musicale in città. Chiedi di essere condotto da lui e parlagli. Così saprai subito se le spese per organizzare un concerto sono eccessive, se è possibile ottenere un buon strumento a tastiera, se è possibile riunire un'orchestra, se ci sono cultori della musica. Potresti anche scoprire se c'è qualcuno disposto per amore della musica a contribuire all'organizzazione e dovresti fare tutto con ancora indosso gli abiti del viaggio senza disfare i bagagli. Mettiti solo un paio di anelli o qualcosa di pregio nel caso i tuoi ospiti ti offrano una tastiera e ti chiedano di suonare. Il padre Leopold sapeva che presso le case dei nobili ospiti quasi sempre era possibile trovare strumenti musicali, spesso anche di prestigio, su cui il musicista ospite era invitato ad intrattenere i convenuti. Nelle due giornate trentine trascorse in un ambiente conosciuto e dedito alla musica, molto probabilmente, ma molto ipoteticamente, Wolfgang Amadeus Mozart ebbe modo di mostrare le proprie abilità musicali in un'accademia privata dei Wolkenstein, ma anche sull'organo di Santa Maria. Era infatti abitudine di Leopold accompagnare il figlio a visitare e suonare gli organi delle chiese dislocate lungo il tragitto dei loro viaggi. E così via, sino a raggiungere per esempio il concerto sull'organo di San Marco a Rovereto,
e si dice, si suppone, si pensa con qualche ardimento che le sue mani abbiano toccato i tuoi tasti e i suoi piedi premuto a fondo la tua pedaliera. Audite! Audite! Io, Leopold Mozart, violinista servo umilissimo di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Colloredo, vi invito ad ascoltare la fantasia in fa minore K608 del mio figliuolo Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per mani e piedi dal Kapellmeister di Trento Paolo De Lama. Thank you.
Ma tu, dicci la verità. Hai delle canne o dei parafulmini? Perché non passarono mica tanti anni che... Altro funestissimo caso per la città di Trento merita di essere qui registrato. La mattina del giorno 13 di giugno 1819 venne un improvviso temporale con un tuono sì strepitoso che fece tremare le case e tutti già temettero che fosse in qualche vicinanza caduto un fulmine, quando il campanaro di Santa Maria Maggiore, portatosi verso le ore 4 ad aprire la chiesa, si accorse che il fulmine era entrato nell'interno dell'organo e che a poco inoltravasi, onde, dato subito il campana a martello, accorse la gente unitamente al militare, ma non potendo avere sul fatto la chiave dei sprizzetti ed altri attrezzi per estinguere il fuoco, ed entrando anche l'aria per la porta della chiesa, questo si dilatò talmente che non fu possibile di giungere a tempo per estinguerlo. E così fu nella massima parte estinto dalle fiamme.